Ciao, io sono Fabio Giglioli, sono qui a presentarvi il mio centro che ho aperto a Carpi, 60 all'ora, il centro accreditato Velosystem per posizionamento biomeccanico, asset di biciclette e preparazioni sportive. E il centro è situato presso il direzionale Zenit, a 1 chilometro dall'uscita autostrada al casello di Carpi, quindi in 1 minuto e mezzo, 2 minuti dal casello di Carpi, prendendo la tangenziale verso il centro di Carpi, si trova il direzionale sulla sinistra alla seconda rotonda. Adesso vi porto dentro e vi faccio vedere una panoramica sul centro e quello che si fa dentro. Qui entriamo nel vivo del centro dove viene poi fatto tutto il protocollo e il percorso per la valutazione sia posturale che proprio il test per l'assetto biomeccanico. Possiamo vedere qui il simulatore dove vengono fatti proprio il test per il posizionamento. Ci sono dei sensori laser, delle fotocellule laser, c'è una webcam per la ripresa cinematica per la valutazione degli angoli, c'è un rilevatore di potenza nella pedaliera che praticamente si riesce a analizzare la pedalata, come vediamo dai diagrammi nello schermo, sia in fase di spinta e in tiro e quindi anche il rapporto up and down tra spinta e tiro. Si riesce a valutare anche il carico nei pedali, dove è posizionato e dove è bilanciato il carico rispetto al perno pedale. Prima di fare però il test sul simulatore c'è tutta una zona dedicata alla valutazione posturale dove si raccolgono le misure antropometriche con un laser autolivellante e si prendono le misure degli arti superiori e inferiori, altezza del cavallo, busto, femore, tibia e braccia. C'è anche uno strumento molto interessante che è la pedana baropodometrica per valutare l'appoggio ischiatico e quindi per scegliere poi la sella migliore in commercio. Fate tutte queste valutazioni e poi fatto il test per l'assetto biomeccanico si passa a riportare le misure con la dima di precisione sulla bicicletta del cliente. Diciamo che questa dima permette di riportare le misure precisamente al millimetro, sia come distanza sella manubrio, come altezza sella, come arretramento, come scarto sella manubrio, come inclinazione piantone e quindi si riesce ad avere praticamente una valutazione precisa al 100% per il cliente, sia nella valutazione posturale, ma anche proprio dell'assetto sulla propria bicicletta.